Prepariamo insieme la focaccia con patate e rosmarino. Innanzitutto bollite le patate e conservate l'acqua di cottura. Servirà per impastare. Trasferite nella ciotola la farina e la semola. Semola rimacinata. Aggiungete il lievito, un cucchiaino di miele o di zucchero o di malto. Aggiungete l'acqua poca alla volta. Quindi unite le patate bollite schiacciate. Mescolate bene e continuate ad aggiungere l'acqua. Unite anche il sale, l'acqua e mescolate ancora. Aggiungete l'olio. Mescolate. E lavorate per un po' l'impasto col cucchiaio, fino a quando l'olio non sarà del tutto assorbito. Coprite e lasciate riposare per mezz'ora. Riprendete l'impasto e fate un giro di pieghe con le mani leggermente unte di olio. Più che fare le pieghe, si tratta di schiaffeggiare energicamente l'impasto. Aggiungete un filo d'olio lungo tutta la circonferenza dell'impasto, coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio. Quando l'impasto sarà raddoppiato, potrete versare direttamente l'impasto in teglia e quindi procedere alla preparazione, oppure, se avete tempo, rifare un giro di pieghe sul piano di lavoro infarinato. In questo modo ritarderete la cottura di una mezz'oretta o un'oretta. Questo lo potete fare se volete servire la focaccia calda. Quindi trasferite l'impasto sullo stampo ricoperto di carta forno e lasciate lievitare ancora. Aggiungete sempre un filo d'olio e lasciate lievitare. Nel frattempo affettate le patate sottilissime. Io le ho bollite per 2 minuti. Condite con un filo d'olio e quindi adesso procediamo a stendere l'impasto. Se volete una focaccia più alta, trasferite l'impasto in una teglia più piccola. Io ho utilizzato la leccarda del forno. Distribuite le patate sulla focaccia. E quindi condite con sale, rosmarino, e un filo d'olio. Trasferite in forno e cuocete a 200 gradi per 10 minuti e poi a 180 gradi per altri 10-15 minuti, fin quando non risulterà ben cotta e dorata, come questa. La focaccia è pronta, lasciatela intiepidire e quindi tagliatela in tranci. Si sente quanto è croccante? Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!